Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamo, la serie in cui proviamo i giochi gentilmente offerti dagli sviluppatori o che io desidero provare o che voi mi suggerite di provare. Oggi proviamo ragazzi Moss Destruction. Di che cosa si tratta? Si tratta in sostanza di un gioco action con molti elementi roguelike disegnato a mano. È un twin stick shooter sostanzialmente, quindi probabilmente si giocherà col gamepad, ce l'ho pronto qui, in cui dobbiamo fare un sacco di livelli a far aumentare il nostro personaggio, aggiungere delle armi, delle caratteristiche eccetera, e poi alla fine affrontare i boss in diversi scenari. Questo è quello che so ragazzi, vediamo un po' se effettivamente sì, ok, il controller funziona bene, iniziamo subito a provare, va. Ok, questo è soltanto questo posso fare, vero? Ok, e seleziona l'eroe. Ok, posso selezionare soltanto lui. Moses, vabbè, tutta la descrizione, eccetera, eccetera. Non posso fare altro, vero? No, non ho niente, assolutamente niente. Mac Mods, no, sembrerebbe di no. Vabbè, niente, devo iniziare proprio semplicemente così. Vediamo un po', perché non so assolutamente che cosa aspettarmi, non c'è assolutamente niente di... Ok, la minimappa può aiutarti a trovare la strada. Il tuo Mac, il rango del tuo Mac è indicato lì. Man mano che uccidi i nemici prendi dei ranghi. Puoi avanzare al massimo di 2 ranghi in ogni livello. Puoi portare 2 armi in ogni momento. E questi sono i tuoi tipi di munizioni. Assicurati di darci un'occhiata sempre. È sempre una buona idea per far sì che le armi consumino differenti tipi di munizioni. Ok. Melee, ok, questo è per attaccare, ok. Allora, 5 esplosivi. Wow, mi sono già beccati danni comunque. Non è proprio un twin stick shooter questo qui, nel senso che... Ah, aspetta, fermi, le munizioni, devo stare attento. Allora, poi hai trovato uno strano tech shard alieno. Questi hanno diversi effetti positivi o negativi, solo... E lo scoprirai soltanto quando li usi per la prima volta in una run. Il colore associato con gli effetti sarà randomizzato. Ok. E quindi però come si usa in realtà? Non è dato saperlo. Va bene. Non so cosa sia. Venti di carburante, ma serve anche quello? Va bene, andiamo. Adesso, qua ci... Wow, sono un idiota. Spero che la vita... Ok, sì, mi sono tipo curato o qualcosa del genere. Rango 2, attenzione. Oh, e mi sono curato un bel po'. Oh, 50 munizioni. Però, oh, cacchio. Non so bene come si chiama. 50 di energia. Attenzione, il sole sta calando. Questo vuol dire che stanno per arrivare i rinforzi nemici. Vabbè, in sostanza puoi perdere tempo qua. Oppure cercare di avanzare al prossimo livello. Ah, questo è una sorta di scudo. Cos'è questo punto? Hai trovato il portale allo shop segreto. Qui puoi spendere i cristalli in varie cose. Quando hai finito lo shopping puoi ritornare qua. Va bene, vediamo un po'. Aspetta, wow.
Allora, lancia granate. Ok. Ah, questo è per switchare. Bam. Ok, interessante. Ma entriamo nello shop. Qua... Ah, però non c'ho niente da spendere. Va bene. È stata una stupidaggine. Grazie, 50 di energia. Bene, allora, qui non è servito a niente esserci. Wow. Forse è meglio... Ah, combo per 3. 50 di energia. Wow. Del lanciagranate però è un po' eccessivo, credo. Quando ci sono gruppi abbastanza ampi magari è il caso di usarlo, ma comunque è carino, ragazzi, mi sto divertendo. Oh cacchio, ho trovato un cristallo. Allora, lo spyglass fa dissolvere la ok, la nebbia un po' di più. Wow. Ok, aspetta, beccati questa. Perfetto. 30 di energia, molto bene. Quanti proiettili? Cacchio. Babam, 7 combo. Rango 3. Mi sa che non posso fare nient'altro, vero? Protein Plus. Ah, un power up raro. Estenderà la tua barra di vita di più 3. Ah, ok. Se ne può usare più di uno e durerà nella run, ma... La vita totale non può aumentare. Oh oh. Forse non è stata una buona idea. Ah vabbè. Ah, che stupido. Vabbè. Comunque, qua ci sono dei rinforzi, ok? Abbiamo capito. Ah, vabbè, di qua bisogna andare, sì, dai. Bene, è andato. Non so che cosa sia. Questo. Ma cos'è? Raddoppia. Hai trovato il crystal. Cerca per il shop segreto. Ah, vabbè, buongiorno. Avrei dovuto scoprirlo prima. Stone Burner ucciderà tutti i nemici. Ah, alla tua vista. Ha trovato il portale di uscita. Ok, usciamo. Che cosa abbiamo guadagnato? Allora, 2 supply drop. Aspetta. Aspetta un attimo. Ah, questo per ristabilire la vita, vero? Ok, che cazzo ho fatto? Non lo so bene che cosa ho fatto, ragazzi. Vabbè, dai, continuiamo ancora un pochettino, va. Questo è livello 2. Un simpaticone. Bam. Ok. Probabilmente è il caso di esplorare di qua prima. Non lo so. Wow. Aveva una sorta di scudo quello. Questo quindi? Forse non è stata una buona idea sprecare queste armi, vabbè. Poco male comunque. Questo è un po' più tosto degli altri.
Però è normale affrontare nemici diversi adesso. E vaffanculo, non me l'aspettavo. Ok. Questo mo si ricongiunge. Oh, guarda che bello. Oh, cacchio. Bene, tanto non ho trovato altre armi qui. Di che si tratta? Oh, Eclipse, bene. Non dura in eterno, vero? No, non dura in eterno. Ok. Oh! Che diavolo! Madonna, cominciano a essere un po' tanti, eh? Ok, mi sa che sono un filino morto. mi sa tanto di sì, ragazzi. Comunque, sì, è un roguelike. Poi si ricomincia, poi magari però ho sbloccato qualcosa di interessante. Va bene, ragazzi, ok, questo è quanto. Onestamente è molto carino, è molto carino. Quindi se volete approfondirlo e volete considerarlo, il link per acquistare il gioco è qui sotto in descrizione, come sempre. D'accordo, ragazzi? Quindi, io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione troverete, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e il link alla playlist della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco, se volete. D'accordo, ragazzi? A presto!